Dopo il sequestro di parte dello stabilimento è scattata la cassa integrazione per i primi 20 dipendenti riassunti dall'Accord Phoenix, la società di triturazione di rottami metallici che a regime avrebbe dovuto riassorbire circa 130 lavoratori dell'ex polo elettronico aquilano. L'ammortizzatore sociale coinvolge 13 operai e 7 impiegati per la durata di 13 settimane a far data dal 1 febbraio. L'azienda, che si è insediata all'Aquila con un investimento da oltre 50 milioni di euro, 11 a valere sul 4% dei fondi per la ricostruzione destinati allo sviluppo economico, aveva assicurato altre 58 assunzioni in due step, il primo nel novembre scorso e l'altro entro i primi mesi del 2017. Invece, non si è proceduto con le assunzioni promesse e i lavoratori già impiegati sono finiti in cassa integrazione. A sottoscrivere la richiesta di cassa integrazione anche FIM e UIL. C'è poi il filone giudiziario, con l'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila su presunti reati ambientali, che ha portato alla posizione dei sigilli da parte della Guardia di Finanza e si è poi allargata con un nuovo filone per l'inchiesta che riguarda l'ipotesi di reato di truffa in concorso a carico del direttore generale Francesco Baldarelli. Insomma, una situazione complicata per un'azienda che avrebbe dovuto, almeno era stata presentata così, risollevare le sorti dell'occupazione aquilana. L'Aquila che oggi ha presentato un assetto molto offensivo, perché nonostante l'assenza di Peluso erano in campo Noman, Minincleri, Russo e Valenti, poi a centrocampo La Vista e Steri, poi una difesa a 4 con Arboleda, Pietrantonio, Pepe e Gagliardini. Qui c'è un'occasione che vediamo per Minincleri, palla leggermente sopra la traversa, poi Lanusei che ha interpretato la gara con grande aggressività nel primo tempo, sfiora il gol qui con il centravanti Enciu e poi arriverà quest'altra occasione per Papini in rovesciata dopo la torre di Enciu e quindi vediamo questa azione che dovrebbe essere quella del gol con un triangolo che porta al cross Papini e poi c'è lo stacco del più piccolo in campo, perlomeno nel Lanusei, ovvero Jonathan Perez, il numero 7, che qui vediamo da questo controcampo va in stacco e sorprende la retroguardia dell'Aquila, in particolare Arboleda, e realizza dunque il gol dell'1-0, nulla da fare per Farroni. Ci sarà una reazione timida dell'Aquila, ma poi il Lanusei avrà anche dell'opportunità per il raddoppio. Tra poco vedremo un'opportunità per Minincleri che calcia alto con il destro sull'uscita dell'estremo difensore dell'Anusei, ovvero la Ferrara. Poi vedete alcune occasioni in particolare per Papini, molto bravo Farroni a tenere in vita le speranze di vittoria della squadra aquilana. Qui ancora Papini che lotta con Arboleda, poi c'è l'uscita di Farroni. Siamo nel secondo tempo con Perez, l'autore del gol del 1-0, che ci riprova il suo tiro e Farroni respinge di pugno. Ancora in contropiede il Lanusei con Enciu che svirgola la conclusione con il sinistro e poi la reazione finalmente dell'Aquila, cross di Russo, colpo di testa di Noman, un po' incerto nell'intervento la Ferrara e c'è dunque il pareggio dell'Aquila che arriva nel primo quarto d'ora della ripresa. Il Lanusei qui avrà un'altra opportunità con un tiro di Cadi e la respinta di Farroni e poi ecco il gol con Valenti che verticalizza per Russo che parte sul filo del fuorigioco, uscita incerta di la Ferrara che fa una cosa che non avrebbe dovuto fare evidentemente, esce nella terra di nessuno, Russo ne approfitta e realizza il gol dell'1-2, quello che sarà il gol partita di Russo che nel finale di gara sarà anche espulso, finale di gara concitato, ma l'Aquila riuscirà a portare a casa una vittoria a dir poco fondamentale per tenere in vita le speranze di vittoria del campionato. L'Avezzano torna a vincere anche al Dei Marsi e lo fa battendo nello scontro diretto la Nuorese con un 2-0 confezionato tutto nella ripresa. Tortora cambia 3/11 della formazione che ha vinto a Muravera. Al centro della difesa torna Tabacco in coppia con Menna. A centrocampo spazio all'Opinto. I tre davanti sono Pollino, Padovani e Bittaie. Mariotti, che deve rinunciare allo squalificato Peana, sposta Di Nardo a destra e inserisce terzino basso a sinistra Carta, confermato dal
dal primo minuto a Auriemma a centrocampo. In avanti il peso dell'attacco è sulle spalle di Curcio. Primo tempo avaro di occasioni con l'Avezzano che prova ad imporre il proprio gioco senza tuttavia riuscire a impensierire Frasca. L'occasione più ghiotta al 27esimo quando Pollino trova un varco e se ne va sulla destra per poi crossare in mezzo per Padovani che in tuffo spedisce al lato. Al 34esimo Bittaie trova la conclusione dal limite costringendo Frasca a rifugiarsi in corner. La nuorese si difende ma non riesce a produrre una reazione efficace, tanto che Lewandowski è di fatto inoperoso. Il primo tempo si chiude al 41esimo con Padovani che scarica indietro per Lopinto. Conclusione centrale, facile preda del portiere sardo. Tutto accade nella ripresa. La partita, fortemente bloccata, ha bisogno di un episodio per incanalarsi dalla parte dei biancoverdi di casa. Il lampo è quello di Leto, che al 28esimo viene messo giù in area da Scognamiglio, ammonito nell'occasione. Dagli 11 metri lo stesso Leto è implacabile e spiazza Frasca per l'1-0 avezzanese. Dopo il vantaggio i ragazzi di Tortora ci credono e spingono sull'acceleratore, riuscendo a concretizzare il raddoppio al 32esimo con il neoentrato Marolda che riceve palla da Capitan Sassarini sul filo del fuorigioco e con un preciso pallonetto supera Frasca per la seconda volta. Al 36esimo Tortora viene allontanato dal direttore di gara Marco Emanuele dalla panchina contestualmente ad un fallo subito da Padovani non sanzionato proprio davanti alla panchina biancoverde. La reazione della nuorese è inconsistente, la squadra sarda si vede solo nel finale con un colpo di testa di Falasca sugli sviluppi di un calcio piazzato parato da Lewandowski. Riesce così alla squadra del presidente Paris l'aggancio in classifica proprio alla nuorese a quota 38 punti che valgono il 7° posto nel girone G. Un presidente Paris che a fine gara parla anche del rapporto con Sterpetti, della situazione debitoria e del futuro del club biancoverde. Niente da fare per l'Italdonne nella seconda giornata del Women's Six Nations 2017. Di fronte al caloroso pubblico del Fattori, oltre 4.000 gli spettatori, le azzurre hanno ceduto 3-27 all'Irlanda. Il primo tempo equilibrato con l'Italia che parte grintosa e respinge gli attacchi del 15 di Tierney. Nella fase iniziale dell'incontro sono le ospiti a portarsi avanti, ma a causa di qualche errore di troppo in fase offensiva e soprattutto della solida linea di difesa delle azzurre, l'Irlanda non riesce a concretizzare. Dopo una meta a metà tempo annullata all'Irlanda, il punteggio viene sbloccato solo al 29esimo con un piazzato di Nora Stapleton che porta la sua squadra avanti 3-0. Il 15 di Gian Domenico è ordinato e determinato e si fa sentire sui punti di incontro e placca a tutto campo. Il primo tempo termina con le azzurre in attacco e un piazzato centrato dall'ala Michela Sillari che sblocca finalmente il tabellino dell'Italia. All'inizio della ripresa il momento peggiore per le azzurre. Due mete nel primo quarto d'ora ad opera di Lyons e della neoentrata Spence dimostrano tutta l'incisività del pack irlandese, con le ospiti che si mantengono nella 22 italiana per tutta la prima metà della ripresa. Al 60esimo è il capitano Paula Fitzpatrick a siglare la terza meta, sempre frutto del lavoro in mischia irlandese e a spegnere le velleità di Sara Barattini e compagne. Sul finale c'è spazio anche per la meta del bonus offensivo per l'Irlanda, con Anna Tiller che attraversa quasi tutto il campo e va a schiacciare oltre i pali. Cioè, come sempre in tutte le partite abbiamo visto cose positive, ripeto, alla luce delle prime due giornate di questo torneo sicuramente una maggiore concretezza in attacco è quello che dobbiamo cercare di sviluppare di più, anche se la prossima partita mi sa che tocca difendere. Coach, qual è stata la cosa che le è piaciuta di più in campo oggi? Ma ho sempre detto, insomma, la determinazione delle ragazze, il loro atteggiamento è sempre la cosa che ci fa continuare a lavorare sicuri di avere un gruppo motivato e quindi quello per fortuna rimane sempre un punto fermo e ci lavoriamo con piacere.